tutti e benvenuti in questo nuovo video. Ciao. Oggi voglio andare un pochino oltre Silviembre e parlare di quello che succede dopo. Nel senso, quanti hanno iniziato ad andare in palestra ma poi hanno smesso? Quanti hanno iniziato una dieta, a mangiare bene, a mangiare meglio, ma poi dopo un po' ci hanno rinunciato? Ecco, oggi voglio cercare di darvi qualche consiglio, miei consigli, per riuscire ad essere costanti nel mantenere un'alimentazione sana. Quindi dei consigli affinché mangiare meglio diventi qualcosa di sostenibile e duraturo nel tempo. Allora, voglio iniziare parlando in primis di un aspetto molto importante secondo me, che è l'aspetto mentale. Molti, quando decidono di iniziare a mangiare sano, subito pensano a tutto ciò di cui si dovranno privare nella vita. Una cosa molto importante secondo me è entrare nell'ordine idee che sì, ci saranno delle rinunce, sì, non potrai mangiare fritti, Nutella ogni giorno, però non per forza ci devi rinunciare a vita. Come molti nutrizionisti consigliano, questi alimenti sono da consumare più sporadicamente. Io ad esempio sono del parere che nel momento in cui il nostro cervello ci fa capire che abbiamo una determinata voglia, l'unico modo per riuscire ad andare avanti è soddisfarla. Quindi mangiare quella cosa di cui abbiamo voglia finché il nostro cervello ci dice: oh, grazie, io ora sono felice, possiamo andare avanti con i cibi più sani. E purtroppo, siccome il nostro cervello ci frega, più noi partiamo con l'idea che non mangeremo più determinate cose, più il nostro cervello vuole quelle cose, magari cose che prima neanche consideravamo. Quando noi decidiamo che non le vogliamo più, il nostro cervello vuole solo quelle. Quindi è importante, secondo me, entrare sì nell'ordine idea di voler mangiare più sano, ma anche di non eliminare completamente tutto, perché sennò si perde, perché il cervello vince. Quindi questo per me è una cosa fondamentale per evitare il rebound, quindi di cadere in abbuffate, in mangiare quantità spropositate di determinati alimenti che ci siamo vietati per un periodo di tempo prolungato. Seconda cosa, dal punto di vista mentale, secondo me è capire perché si vuol mangiare più sano, perché vogliamo migliorare la nostra dieta. Per me mangiare sano è soprattutto vissuto da un punto di vista fisico, non dell'aspetto fisico. È importante mantenere uno stile di vita sano per avere una determinata forma fisica, per essere più tonici, per migliorare la pelle, le unghie, i capelli. L'alimentazione influisce tantissimo su questi aspetti, ma io sinceramente mangio sano perché mi fa stare bene dentro. Sembra uno slogan della pubblicità in televisione, ma in realtà è veramente così. Io quando mangio sano mi sento più attiva, più proattiva, ho proprio voglia di fare e soprattutto ho molto più energia. E oltre al punto di vista della sensazione, proprio dal punto di vista funzionale. Voi sapete che io ci tengo particolarmente al punto di vista funzionale. Per me funzionale significa non essere estetica, perché per me la stitichezza è un'assassina dell'umore. Io quando ogni mattina sono regolare, anche due volte al giorno, sono felice. Cioè la giornata cambia da così a così. Quindi vabbè, ma queste cose le sapete, ok? Io poi mi perdo a parlare di queste cose. Ma diciamo che quello che ci dovrebbe spingere a mangiare sano è anche un desiderio di curare il nostro corpo da dentro e da fuori. Dopo questa breve intro, voglio darvi qualche consiglio un pochino più tangibile. Allora, essenzialmente alla base di tutto ci sono due concetti. Uno, variare e provare diversi gusti e sapori. Spesso mangiare sano è sinonimo di mangiare petto di pollo, insalata scondita. No. Con del pollo si possono fare 100.000, non è vero, però tante preparazioni diverse. Il pollo non deve essere soltanto mangiato alla griglia, può essere fatto con una salsa al curry, una salsa tandoori, può essere fatto al forno sotto le verdure o le patate. E secondo me è proprio questi diversi mix, il fatto di riuscire a mangiare qualcosa di diverso ogni giorno, ogni volta, che permette di voler quasi mangiare quel determinato piatto. Non deve essere un "ah, ho il pollo". Pollo.
ma il fatto di riuscire a preparare cose diverse, particolari, magari anche strane, che è un po' quello che faccio nei miei video, sempre con gli stessi ingredienti, perché sono 4 anni che io porto video ricette sul mio canale YouTube e Instagram, ma gli alimenti non sono praticamente mai cambiati, magari sono un pochino aumentati perché ho scoperto cose nuove, ma non è che c'è stato questo grandissimo stravolgimento del mio frigo, quello è rimasto. Però sono riuscita a preparare davvero tanti tanti piatti. Perché? Perché mi sono divertita a provare gusti diversi, preparazioni diverse e ho un pochino dato libero sfogo alla fantasia. E quando parlo di variare mi riferisco anche a variare uno stesso alimento, ad esempio. Quindi la pasta, come vedete, io ne ho di tantissimi tipi diversi. Ho qui quella di ceci, quella di riso, quella di grano saraceno, questa è di lupino, questa è quella di piselli, e tutte queste paste hanno un gusto diverso, caratteristico. In questo modo lo stesso piatto di pasta riesce a assumere un gusto diverso, particolare, più interessante. E lo stesso discorso lo posso fare con le farine. Io ho diverse farine, questa di quinoa, quella di avena, quella di patate dolci, eccetera, e ogni farina ha un gusto diverso. Variando le farine si dà un gusto diverso anche al prodotto finale. Infatti quella di quinoa ha la caratteristica di essere abbastanza amarognola. E potrei continuare questo discorso con tantissimi alimenti, ad esempio i burri. Qui ho quello di pistacchio e il triple nut, ma c'è anche quello di mandorle, di anacardi, ad esempio. Oppure anche con il pesto, cioè il pesto normale di basilico, ma esistono anche altri pesti, che sono ad esempio questo qua di canapa, oppure ci sono tantissimi pesti vegani, eccetera. E questo mi porta all'altro consiglio che volevo darvi, che è quello di cimentarvi in preparazioni. Si sa, si mangia prima con gli occhi e poi con la bocca, quindi è importante, secondo me, riuscire a fare delle preparazioni che anche soltanto guardandole dite: wow, che bello, sono felice di mangiare questa cosa. Pensate alla ricetta che avevo fatto della pizza con il cavolfiore. Cioè, sono 3-4 ingredienti: cavolfiore, albume, passata di pomodoro e mozzarella. Presi così singolarmente non sanno di nulla e non creano nessuna aspettativa positiva, sinceramente. Però nel momento in cui sono andata a combinarle e ho preparato questa pizza, il risultato e l'effetto è totalmente diverso. E ce ne sono tantissime di ricette così, ad esempio il budino di cacao fatto soltanto con cacao e avocado, che presi singolarmente non creano questa grandissima aspettativa di un dolce, però poi messi insieme e preparato il bicchierino sei proprio felice di mangiare un budino. Quindi, andando al succo, andando verso la conclusione, alcuni consigli che mi sento di darvi per riuscire a rendere i vostri piatti più entusiasmanti sono innanzitutto le spezie e il sale sono importantissime nel dare molto più sapore ai piatti, ma soprattutto per dare sapori diversi alle stesse cose. Un albume, semplicissimo, che non sa di niente, con diverse spezie assume tutto un altro sapore ogni volta. E io, voi lo sapete, io utilizzo quelli di Bulk Powders, che sono delle specie di ariosto che trovate al supermercato, ma senza sale, che permettono quindi di dosare il sale, perché comunque sì, il sale fa bene, ma non troppo, e sono di tantissimi gusti. Un altro consiglio è quello di giocare con le consistenze. Sembra quasi un consiglio da chef, non sono uno chef, no, lo sapete. I mappazzoni sono famosissimi, ma quello che cerco di fare quando creo i miei piatti è quello di creare diverse consistenze appunto sotto il palato. Ad esempio, se so che ho un piatto molto cremoso, cercherò di aggiungere una parte crunch, l'ho detto sempre il crunch, quindi ad esempio qualche seme tostato, qualche pezzo di frutta secca, e non so il motivo, ma il fatto di avere diverse consistenze sotto il palato appaga molto di più e rende il piatto decisamente più buono. E infine un altro consiglio che mi sento di darvi è quello di utilizzare diversi metodi di cottura. I finocchi, ad esempio, possono essere mangiati crudi, lessati in pentola oppure gratinati al forno, come il cavolfiore, ad esempio. Il cavolfiore può essere mangiato a forma di riso se tritato tutto finemente, può essere mangiato a bistecca se tagliato a pezzettoni e grigliato, ma può essere anche fatto a purè, quindi prima lessato e poi frullato. Sono anche qui tre diversi metodi di cottura della stessa verdura che, inseriti magari anche nello stesso piatto, magari con appunto una fetta di carne o del pesce, lo rendono diverso.
mi ero scritta un po' di cose. Allora, io spero di essere riuscita in questo video a darvi qualche consiglio su come riuscire a mantenere un'alimentazione più sana, più a lungo termine. Quindi non abbandonare il vostro embre nel momento in cui finisce, perché dopo embre c'è ottobre. Ottobre, più facile, più neutro. E spero anche di avervi dato qualche spunto di riflessione per capire perché avete deciso di mangiare sano e prendervi più cura del vostro corpo. Niente, spero che questo video vi sia stato utile, spero che questo video vi sia piaciuto. Se così è stato, lasciate un messaggio, un commento, iscrivetevi al canale, mettete like. Oggi no, non molto veloce. Comunque, noi ci vediamo al prossimo video.